Benvenuti alla terza puntata dedicata alla serie del raduno che si è svolto a San Casciano in Val di Pesa. Anello conduttore di questa puntata è un motore, il Fiat con albero a camme in testa progettato da Aurelio Lampredi. Il cosiddetto monoalbero Fiat fece il suo debutto nel 1969 sulla 128. Era un 4 cilindri in linea, con due valvole per cilindro e con l'albero a camme in testa mosso da una cinghia dentata. Era montato davanti in modo trasversale, per questo la 128 fu la prima Fiat a trazione anteriore. La cilindrata era di 1116 cm3 e la potenza di 55 cavalli. Nel 1971, per l'uscita della 128 Rally, ci fu un primo sviluppo del motore. Il monoalbero Fiat fu incrementato a 1290 cm3 con un aumento dell'alesaggio di 6 mm. La potenza saliva a 67 cavalli. Questa bella 128 Rally è di proprietà del signor Renato. Lei si chiama Renato, no? Buongiorno Renato, volevamo vedere la sua bellissima... Volevo vedere anche il motore, volevo... 128, grazie. Se ci dà qualche notizia, innanzitutto di che anno è questa macchina? Del 73. Del 73. Sì. Infatti vede, c'è la targhettina davanti. Sì, la targhettina ASI, sì. Sì. Ecco, ci dà qualche notizia, lei l'ha trovata così, in buone condizioni, così? Come la vedete adesso e come si è trovata. Ah, ecco. Si è presa a Teramo. Da un privato, Da un privato, questo signore che era un po' proprio amante delle macchine, sì. Purtroppo l'ha dovuta vendere perché gli riprendevano i garage. Ah, ecco. Per tenerla fuori. Allora, come c'aveva? Questo è un maggiolino. E a questo punto, questo si è preso lui, il maggiolino, poi non so che fine ha fatto, anzi mi disse se avete anche d'uno che volesse... Però era un po' disperato perché gli dispiaceva, era stata, certo, aveva tenuta in una maniera veramente... Infatti, la vediamo in ottime condizioni, infatti, vero? Ho visto dentro. Ecco, anche gli interni. Aspetta, gli diamo questo altro perché... Non gli ha trovato difetti, problemi? Niente. Una cosa, prima che mi esca di mente, noi siamo qui... Ogni terza domenica. Sì, lo sapevamo. Grazie, siamo venuti apposta. Lo sapevano, eh? Grazie. Allora poco tempo. La pezzi portarla via da Teramo. Ci ha cambiato anche l'olio questo signore. Ah, accidenti, bravo! Davvero, disse, guardate, ho cambiato l'olio perché siccome si doveva fare parecchia strada, capito? Certo! Che nulla! Grazie a voi che avete fatto questo filmato. Grazie. E alla prossima, quando ritornate noi siamo qua. Grazie Renato, grazie mille. Bene. Arrivederci. Ritornando al motore,
Il monoalbero Fiat in versione 1290 cm cubici venne utilizzato anche per la 128 Sport Coupé 1003 e dal 1972 anche per la X19. Progettata e costruita dalla Bertone e commercializzata dalla Fiat fino al 1982, la X19 era un'originale vettura a due posti con carrozzeria tipo targa, simile a una Spider ma con roll bar fisso e tettuccio removibile. La sua caratteristica era di avere il motore posizionato centralmente in modo trasversale e con trazione posteriore. Il monoalbero Fiat differiva da quello della 128 Rally soprattutto per una diversa configurazione dei collettori di aspirazione e di scarico per adattarli a questo vano motore. Le modifiche furono un beneficio per le prestazioni, arrivando ad avere 75 cavalli. Proprietaria di questa bella X19 prima serie, la signora Teresa. Ecco Teresa, buongiorno, che ci presenta la sua bellissima Fiat X19. Di che anno è? È del 1970. Del 70. È molto tempo che lei ce l'ha? Sono 6 anni. 6 anni, L'ha trovata da un privato, l'ha restaurata, ci ha fatto qualche lavoro? Allora, restaurata no, perché era già viaggiante e ce l'aveva un nostro amico di Certaldo, non la usava più e ho deciso di prenderla. Oh. Perché a me mi piace, poi cioè, oltre alla macchina mi è piaciuto il colore, perché è un colore parecchio acceso, vivo, dipende solare. Da gusti, a me mi è piaciuta oltre alla macchina anche per il colore. Per il colore. Le rifiniture gialle come la... Sì, queste le abbiamo trovate, cioè non gli abbiamo fatto niente perché non aveva bisogno di niente. Sì, anche negli interni l'ha trovata così com'era, sì. Perfetta e in buono stato. Perfetta, perché questo mio amico la usava, ma pochissimo, però la usava, quindi poi ha deciso di venderla. Carinissima, anche da guidarsi, deve essere molto divertente, vero? A me mi piace tanto. Anche a me, sì, deve essere davvero brillante. Sì, no, e si guida anche bene, cioè sembra di essere seduti in terra, come vede, però... No, quello si guida benissimo, poi a me mi piace guidare tutte le macchine. Io non mi faccio problemi a guidare o d'epoca o non d'epoca, ma... Le piace comunque guidare? Mi piace proprio guidare, sì. Certo. Quindi... Una buona gustaia comunque per avere una bella macchina così, sì, davvero carina, complimenti. Grazie. Anche di meccanica non gli ha mai dato problemi? No, niente. Cioè le solite sciocchezze diciamo, via di, da poco. Sì, da auto di 50 quegli anni. Di quegli anni lì, certo. Certo. Però non ci ha dato grossi problemi. Andavano benissimo queste macchinine, vero? Sì, davvero. Grazie mille Teresa. Niente, grazie a voi. Grazie. Avremo modo di riempirci gli occhi con questo modello giovedì prossimo alle 19 con un nuovo video sul canale Motor Viani Special dedicato ad uno straordinario raduno nazionale di X19 svoltosi a Certaldo, organizzato proprio dalla nostra amica Teresa e da suo marito Paolo.
Quindi vi do appuntamento a giovedì su Motor Viani Special e a lunedì sempre alle 19 su questo canale per una nuova puntata da San Casciano in Val di Pesa. Ciao a tutti!